L'anticipo del girone B di promozione vede di fronte due matricole, entrambe provenienti dal girone B di prima categoria. A Gis infatti la Valsinello di Rodolfo Mucci riceve il Marina Calcio di Roberto Cesario, protagonista quest'ultima di un ottimo avvio stagionale. Se i vastesi non lamentano assenze di particolare gravità, il tecnico gissano è costretto ai salti mortali per rimpiazzare gli infortunati Grimaldi e Tracchia, con il primo sostituito tra i pali dal fuoriquota Damario. A questi si aggiunge anche l'esperto Costantino, non al meglio della condizione e tenuto precauzionalmente in panchina. La gara stenta a decollare e il nostro taccuino rimane immacolato fino al 26esimo, quando i padroni di casa, al termine di una bella azione corale, si rendono pericolosi con Di Palma lanciati in profondità da Felice. Il destro in corsa del bomber gissano è da dimenticare. Qualche istante dopo è ancora Di Palma a fallire la zampata risolutrice da posizione invidiabile con Bottari che fa comunque buona guardia. Al 31esimo gli ospiti rispondono con Traino, la cui conclusione dal limite da posizione decentrata si perde a fil di palo. Al 35esimo il calcio piazzato di Di Pasquale termina sopra la traversa della porta difesa da Damario. 4 minuti dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da De Foglio, l'inzuccata all'indietro di Traino sfila pochi centimetri dal palo opposto. Nella ripresa la prima emozione si registra al 9° quando la conclusione dal limite di Matteo Argentieri viene disinnescata da Bottari. All'11esimo la Farciola è costretta ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio. Al 17esimo la gran sciabolata di Felice sul calcio piazzato trova sulla sua strada Bottari che sventa in tuffo la minaccia. Sulla sponda opposta segnaliamo al 25esimo il tiro cross di Di Santo Morelli che sfila alla sinistra della porta di Damario. Al 31esimo la rovesciata in aria di Benedetti non trova nessun gissano pronto ad agganciare e il pallone si perde sul fondo attraversando pericolosamente lo specchio della porta avversaria. Al 38esimo gli ospiti vanno in vantaggio. Il destro dal limite di Taraborelli, non proprio irresistibile, sorprende comunque il giovane Damario, al quale non riesce la presa e il pallone va a rotolare nel sacco tra il disappunto del pubblico di casa. I gissani, storditi dal gol incassato, provano a riportarsi all'assalto, ma non riescono a scardinare la retroguardia vastese. Al 46esimo il calcio piazzato di Benedetti supera una selva di gambe, ma si perde a lato. Un minuto dopo Bottari smanaccia in tuffo e salva il risultato su un destro in diagonale di un calciatore in casacca arancione. È l'ultimo tentativo dei gissani per riequilibrare il risultato prima del triplice fischio finale del signor Settini che ha diretto l'incontro. I padroni di casa che avrebbero meritato il pareggio escono dunque a mani vuote da questa sfida, ma domenica prossima con il Perano possono sfruttare nuovamente il fattore campo. Dall'altra parte il Marina Calcio si conferma matricola terribile e incrementa ulteriormente il suo già soddisfacente bottino in classifica generale. Rodolfo Mucci, al termine della partita giocata in casa con il Marina Calcio, è persa purtroppo per lui per una ingenuità del portiere che ha sostituito Grimaldi, un episodio che ha condizionato in maniera decisiva il risultato finale. Purtroppo, hai detto bene tu, questo è il calcio, paghiamo questa inesperienza, ma noi guardiamo fiduciosi avanti, nel senso che i ragazzi oggi hanno dato tutto. È inutile stare qui a recriminare, adesso meritavamo il pareggio, meritavamo la vittoria addirittura. Il calcio è così, spiace perché il ragazzo poi alla fine è scoppiato in lacrime, quindi insomma vanno rincuorati un po' questi ragazzi. Purtroppo quanti ne sono più di 3, 4, 5, addirittura 6 durante la partita, queste cose qua le paghi. Però devo dire anche che ho incontrato una squadra, anche loro giovane, però sinceramente parlando non mi hanno dato questa impressione, una squadra che nei momenti in cui stava soffrendo è riuscita ad addormentare, come si suol dire in gergo, la partita, quindi devo fare i complimenti all'allenatore, alla società, insomma a questi ragazzi. Una Valsinello Gissi sfortunata anche nell'episodio dell'infortunio alla Farciola, qual è l'entità del suo infortunio? Sembra che abbia preso, non penso una botta, è stata più che altro una distorsione, nel senso che la caviglia gli si è girata. Ho visto già del versamento, però speriamo che in settimana, oltre già alle defezioni che abbiamo, speriamo di poterlo recuperare per la partita domenica prossima. Questa squadra, la Valsinello, secondo te non avrebbe bisogno di qualche rinforzo per non soffrire? Ma, ovviamente, cioè, è troppo semplice dire sì, c'è bisogno di uno, due o tre rinforzi. Niente, io ho giurato fedeltà a questi ragazzi.
mi sono proposto di lottare con loro fino alla fine. Poi se dovesse arrivare qualcuno, per carità, cioè nessuno si tira indietro, però sicuramente questa è la squadra e quindi bisogna lottare con questi ragazzi che oggi, devo dire, non posso rimproverare niente a loro, sono stati encomiabili. Torno a ripetere, è inutile stare qui a recriminare sull'episodio sfortunato del portiere, avremmo meritato sicuramente qualcosa in più, però bisogna fare di necessità virtù, serve per esperienza e guardare avanti con un futuro, spero, migliore. Domenica prossima l'occasione per un pronto riscatto, un altro turno che il calendario vi assegna in casa con il Perano. Ovviamente io dico sempre ai miei che ogni domenica noi siamo non in emergenza, siamo costretti a fare la cosiddetta battaglia. Viene il Perano che secondo me è una signora squadra, è una squadra fatta in maniera quadrata, quindi è una marpiona squadra, come si dice in gergo. Quindi speriamo che oggi la fortuna che non ci ha riso, può darsi che domenica prossima sarà con noi. Mister Cesario, la fortuna, diceva Rodolfo Mucci, non ha riso alla sua squadra. Questo certo non si può dire, almeno per oggi, della sua squadra. Ma io credo che noi abbiamo fatto una buona partita su un campo difficile, un ambiente ostico, contro una buona squadra. Siamo stati fortunati sicuramente sull'azione del gol, ma questo è il calcio. Però io sono contento per la personalità che ha dimostrato la squadra e per come si è mossa in campo e per la tranquillità di aver gestito momenti difficili. Un giudizio su questa Valsinello che ha delle difficoltà in questo momento? Ma ho visto che loro avevano anche delle defezioni oggi, è una buona squadra che fa dell'organizzazione, del dinamismo la sua arma migliore, in un campo difficilissimo credo che non avranno difficoltà a tirarsi fuori. Una classifica che per voi è addirittura stupefacente? Sì, nessuno se l'aspettava questo trend, però viviamo tranquilli, come già ti ho detto la settimana passata, la giornata, il nostro obiettivo è sempre lo stesso, questi punti fanno sì che ci abbiamo morale, tranquillità, però è bene rimanere coi piedi a terra perché poi da un momento all'altro arriveranno momenti brutti e dobbiamo farci trovare pronti.